Bentornati, SOS Arezzo TV è l'ultima puntata della stagione, buonasera Beppe. E quindi diamo un'altra buona notizia, ieri abbiamo parlato di un'altra buona notizia. Questa no, sera... la buona notizia che hai dato è che ci leviamo dalle scatole in un paio di mesi. Anche quella è una buona notizia, anche quella. Quindi anche quella. Tranquilli, anche possono quella. Fare quello che gli pare, esatto. Perché tanto non ci vanno la spada di Damocle, no, tua e mia, sì. Che controlla, esatto. E che va a riprendere le malefatte. Ci sono sempre i paladini in giro, quindi state attenti. Allora, siamo tornati qui al Circolo di Chiari, dove eravamo stati un paio di mesi fa, forse più o meno, non mi ricordo. Meno circa. Perché si era parlato di rischio chiusura, eravamo stati anche dall'assessore Nisini che effettivamente si era impegnata per risolvere, diciamo, la problematica, e è stata risolta, si può dire? Siamo in via di risoluzione, meno male. No, abbiamo praticamente risolto il problema da questo lato qui, la distanza dell'ANAS, quindi il discorso l'abbiamo risolto. Ora dobbiamo risolvere... il problema con la provinciale, che è di qua, di cui abbiamo fatto domanda, richiesta di definizione del condono, per la richiesta di definizione del condono abbiamo fatto domanda alla provincia per andare in deroga alle distanze che ci sono oggi. Però siccome il capannone è prima del 92, le distanze allora erano diverse, quindi stiamo aspettando la risposta della provincia che dovrebbe essere positiva. In ultima analisi, se non dovesse andare bene questa, perché non... l'Italia è fatta di leggi, leggine, cavilli, virgole, virgolette, c'è un'altra possibilità che con la riorganizzazione qui, con la rotonda che ci verrà qui a margini del circolo, dovrebbe passare centro abitato, anche questa zona qui, e quindi si andrebbe comunque in deroga alle distanze. Quindi comunque vada a finire, finisce bene. Insomma. Dovrebbe finire bene per quello che riguarda questo capannone, che è di nostra proprietà. C'è qualche problemino su questo immobile che è di proprietà del comune, però questo non sta a noi risolverlo. Insomma. Poi intanto si apre. Sabato abbiamo aperto, abbiamo fatto una serata, una delle 10-11 serate che facciamo d'estate. Sempre esclusivamente riservate ai soci, e si fa un po' di liscio, una pizza. Un modo per stare insieme. Non è musica per me. No? No. Ma allora cantare non lo chiami mai lui. Ma si chiamerà in un ritaglio, dai. In un ritaglio. Ma rimarrà sorpreso, Poi diventerò la star. No, poi. Se il giorno che avremo definito tutto si farà una festa, si inviterà Beppe a suonare, a cantare, insomma. Anche lui, perché anche noi abbiamo contribuito. Io non canto, però ti garantisco, io non canto. Non canta e non balla, fa poche cose. Faccio poche cose. Capisci? Ho soltanto questo microfono in mano che non lo usa come me, ma lo usa per parlare. Io lo uso per... Lui lo usa per cose più nobili. Spettacolo. Sì. Come si concia, penso, se hai mai visto delle foto. Cioè, veramente... Sono un ragazzo modesto. Sei un ragazzo modesto, va bene. Poi so che qualche volta va in coppia anche con un nostro paesano qui, si chiede, farà uno spettacolo in coppia con Santino, insomma. Bene, ma perché no? Perché no? Comunque siamo contenti che è una risposta, insomma, per chi abita da queste parti, per continuare a stare insieme, per voi che ci avete messo da sempre tanto impegno. Diciamo che effettivamente abbiamo trovato un appoggio importante anche da parte dell'amministrazione, insomma, che sono dati da fare per risolvere questo problema, soprattutto i politici, insomma. Sui funzionari, insomma, stendiamo un velo pietoso. Che servono i politici, perché se no, se lasci tutto ai dirigenti, eccetera. No, sono d'accordo con te. Se lasci tutto ai dirigenti non fa assolutamente niente, perché loro guardano le leggi e, come diceva lui, ci sono leggi, più leggi ancora, sentenze, cavilli, per cui non fai mai assolutamente niente se non fai qualche forzatura. E la forzatura la fa il politico. Se la vuol fare, la fa solo il politico. Una riunione che abbiamo avuto noi alla presenza del sindaco e funzionari, a un certo punto l'ingegner Ghinelli disse: se si sta a guardare il metro, il centimetro, non si arriva mai a niente, insomma, non si fa niente. Io a un certo punto mi sembrava di essere al gioco di Loca, no? avanzavo, arrivava all'ultima casella, torna a capo.
Bene. Vabbè, buona estate, insomma, grazie, siamo contenti che potreste, che potete, insomma, avete ripreso. Chiudiamo la vostra attività. Anche una cosa positiva. Sì, finalmente abbiamo risolto il problema Chiani. Esatto. Diciamo quasi, via, no, ma insomma, dai. Rispetto all'ultima volta, sì, ecco, sì, che sì. Lì sembrava brutta, insomma. Sì, invece, esatto, ora, dai. Esatto. Per fortuna, beh, insomma, chi di dovere è intervenuto. Grazie a tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito per tutta la stagione e ci rivedremo a settembre. Sì, dopo Ferragosto, dai. Ferragosto, un po' prima, sì. Dai. Ok. Ciao. Ciao, buona estate a tutti. Buona estate.